Così una sera, quando erano addormentati tutti i cristiani, lei mi menò via su una bufala con le corna grandi e andammo via come un vento su lontani paesi, su terre sterili che non vidi mai né casa né castella, finché arrivamo alla casa del diavolo. Yeah.
lasciavo le dita e chiamavo: diavolo maggiore, diavolo maggiore, portami nella tua servitù. Arrivata ero alla città del diavolo. Io quel sacramento lo portavo al nemico e con le mie mani gliene porgevo. Lui si ritirava col capo indietro perché quell'ostia non la voleva toccare, anzi mi faceva un viso così turbato che non la voleva nemmeno vedere, e si agazzava, si sgorbiava, si stizziva. Io lo porgevo a quelle altre donne e loro lo conservavano fin tanto che il diavolo avesse guazzato con me quanto avesse voluto, e si dimenava a suo piacere. E sebbene mi spargesse il seme nella natura, a ogni modo non per questo cessava, ma tendeva a guazzare, a dimenarsi sempre come al principio. E innanzi che mi partissi da lui, spargeva il seme 6 o 7 volte.